Guardate Erico che ha cambiato già colore. Questo sushi lo potete mangiare a Milano. Luce. Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video con Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video con un giapponese a caso. Cosa facciamo oggi? Oggi andiamo a provare un ristorante di sushi. Fukuro. Fukuro significa gruppo. La ragione per cui stiamo per fare questo video è perché l'altra volta siamo andati in un ristorante, diciamo, un po' deludente di sushi, quindi di cucina giapponese, ve lo lascio in descrizione, che non mi ha soddisfatto. Nel mondo tutti conoscono il sushi e il ramen, tuttavia non ho mai trovato un ristorante che faccia Nihonshoku, ossia vari piatti della cucina tradizionale giapponese. Questo ristorante Fukuro, da come ce l'hanno parlato i nostri amici e da come si presenta anche su internet, sembra abbia tutte le carte in regola per essere un ristorante che possa offrire questa esperienza culinaria che però non ho mai avuto l'occasione di provare qui in Italia. Sono davvero curioso di provarlo, ci sarà anche elicottero, quindi sarà un video fantastico, non perdetevelo. Visto che a caso ha parlato in italiano per tutta l'intro, almeno lasciate un mi piace. Buona visione, ciao! Hello guys, we're gonna go to see Eriko's performance today. Adesso stiamo per andare a vedere il concerto di Eriko. Siamo appena arrivati a Milano e vediamo come sarà. Ecco qua a caso. Ciao. Guardate che Aurora ci ha fatto anche il disegno. Stiamo per andare a mangiare con Eriko in questo ristorante che ci hanno consigliato un pochino tutti i giapponesi di Milano, che si chiama Fukuro. Cosa prendere? Chiediamo consiglio. Ah, sì, chiediamo il consiglio al chef. Kanpai. Kanpai. Eriko, hai fame? Tantissima fame. Com'è? Ciao! Come sono tutto? Nihonpoina! Ecco che è arrivato anche il dashimaki, che è questa specie di frittata che è una specialità di Kyushu. È bella calda, quindi dobbiamo mangiarla subito. Dai, come veni kakete! Wow! Guardate che meraviglia! Ma in realtà questa mattina io ho cucinato una frittata buonissima per a caso. Ma sembra tiramisù? Era buona? Qual è più buono, questo o quella di Seba? Adesso stiamo mangiando questo pesce crudo marinato, che è una specialità di Oita. Anche lo chef è proprio di Oita, anche lui. Un po' piccante perché c'è questo sapore di wasabi, però ottimo. Sakura? Sta studiando opera. Lei ha fatto l'università, quella più famosa, quella più difficile del cantorino. Ragazzi, guardate che meraviglia la tempura! Wow! E io shio di itadakimasu. Ok. Sì, è vero, perché spesso bisogna sapere che la tempura si mangia anche col sale. Buono? E tu, Eriko, la sai fare la tempura? No. Ragazzi, finalmente è arrivato il Uronhai. Loro stanno già bevendo sake. Guardate Eriko che ha cambiato già colore. Soprattutto qua.
Guardate qua quanto sashimi. Finalmente possiamo mangiare un sushi come si deve. Wow, guardate quanto ikura che c'è. Wow. Guardate che spettacolo. Danino mia chef. Wow. Wow, guardate che meraviglia. Questo è vero sushi. Buon appetito. In Italia leggiamo anche sushi? Mamma de. Oh. È il sushi più buono che mi ha mangiato Eric in Italia. Questo è proprio vero. Vero sushi. Ah, è arrivato anche il ramen. Wow. Takafumi, si mangia il tonkotsu ramen? Sì. È arrivato il momento del dolce. Un budino al matcha e poi un tiramisù al matcha, ragazzi. Matcha pudding desu. Azuki mo aru yo. Itadakimasu. Fajori rossi. Buono. Ne mangerò 100. Il tiramisù al matcha. Anche tutto lo staff è quasi tutto giapponese, vero, che lavora qui. Grazie. Grazie per averci ospitati. Grazie. Grazie mille. Sei piena? Sazia, sì, tutto buono, vale la pena. Vi assicuro che si mangia benissimo. Ragazzi, che mangiata, è stato veramente buonissimo. Era veramente autentico come ristorante, ci hanno trattato benissimo, anche l'atmosfera del ristorante era ottima. Devo dire che non posso che consigliarvi questo ristorante se volete provare la vera cucina giapponese. Vi lascio in descrizione il link per come arrivarci. Vi ricordo che se volete vedere altri video di me a caso, vi lascio la playlist nel primo commento. E inoltre, se non lo sapete, ogni settimana, adesso lunedì, faccio uscire un video anche sul canale in inglese. Quindi mi raccomando, seguitemi anche su quel canale, ve lo lascio qui. Tra l'altro oggi abbiamo anche visto il concerto di Eriko. Veramente brava, brava! Se volete studiare il giapponese con lui, mi raccomando, mandategli un'email a questo indirizzo. Secondo te se ne accorgono che abbiamo girato l'introduzione e anche il commento finale tutto in un giorno? Due, tre, ok! Nanka, Eriko mezzo io paratteru. Eriko se ne è. はい。はい、チーズ。もう一枚行きます。はい。はい、チーズ。もっとこっちこっち。バイ。バイバイ。バナナ。みんな元気でね。元気でね。離れてた子供たち。元気。お名前と桜クビになりました。